E questa sera siamo qui per intervistare il dottor Francesco Semeti, che è neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta. Da moltissimi anni il dottor Semeti si occupa dell'infanzia, quindi dell'età evolutiva e di tutto quello che è connesso con questa fase della vita. Quindi siamo qui per chiedere al dottor Semeti un'osservazione rispetto alla sua esperienza quotidiana di lavoro con i bambini e rispetto ai libri che lui ha pubblicato su queste tematiche e in particolare su un libro che andrà a pubblicare prossimamente con le edizioni scientifiche di Bologna sul tema della psicologia della maternità. Ecco, dottor Semeti, cosa ci può dire del cambiamento che i bambini stanno presentando in questi anni? Ecco, la mia esperienza è abbastanza lunga sia nei servizi pubblici sia nei servizi privati e come due tipi di attività, un'attività diretta sui bambini di tipo psicoterapico e un'attività di aiuto ai colleghi di altre specializzazioni, mi riferisco a psicomotricisti, logopedisti, psicologi e anche insegnanti e quindi in un lavoro di équipe. In tutto questo periodo quindi ho visto cambiare progressivamente il tipo di vita e anche il tipo di bisogni e anche il tipo di patologia che presentano i bambini e anche il tipo di richieste che fanno i genitori quando portano i bambini a un'osservazione particolare. Questi cambiamenti sono cambiamenti profondi che necessita quindi una da parte degli specialisti vari che operano in aiuto ai bambini, chiamiamoli in generale professionisti di aiuto, e necessita una revisione dei loro modi di approccio, di diagnosi e anche poi di terapia. E ci sono alcuni principi che emergono e questi principi sono poi condivisi dalla maggioranza dei colleghi della mia età e del mio lavoro, ma anche più giovani, che sono responsabili dei servizi attuali in molte USL d'Italia. Quindi non è un fatto di una regione particolare, ma è un fatto generale di tipo culturale e sociale. Si possono individuare quindi alcuni principi fondamentali delle nuovi tipi di bambino che ci sono e quindi nuovi tipi di bisogni che si presentano. Una, diciamo, profonda diversità della loro situazione in famiglia. E quindi non si tratta di pensare a un cambiamento del concetto della famiglia in senso del diritto, in senso della morale, ma in senso del fatto, della convivenza, dei modi di convivenza e anche dei perché della convivenza. È cambiato profondamente. E che questo sia meglio o peggio, ognuno di noi potrà avere le sue idee, però non vorrei affrontare questo adesso, quanto del cambiamento che c'è, e questo è un fatto. Questo di per sé rende necessaria un nuovo tipo di osservazione ai bambini. Poi è cambiata molto la scuola. Anche questa può essere cambiata da diversi punti di vista, in meglio o in peggio, ma comunque è certamente cambiata. È certamente cambiata come numero di bambini per classe, come progetti, come atteggiamento degli insegnanti rispetto ai bambini, come attività post-scuola o parascuola. In sostanza, i bambini sono, si possono dire, altamente spremuti nell'ambiente culturale, scolastico, parascolastico. Tempo, area di gioco pressoché inesistente, o ridotta o trasformata in attività di gioco programmate da terzi. Questo viene fatto anche dalla scuola, ma non è più gioco. Il gioco deve essere creativo, deve essere fatto dal bambino, deve essere fatto, inventato dal gruppo di bambini. Altro discorso, il gruppo di bambini. Ai tempi non solo nostri, ma anche molto dopo, i bambini, i ragazzini si trovavano in gruppo fra loro. Oggi sono quasi singoli rispetto ai genitori, per fuggire i genitori, contro i genitori, per andarsene, ma non per andarsene in un gruppo, per andarsene e basta.
oppure vanno in attività programmate secondo una logica di rendimento, sport agonistici, giochi agonistici, ma non sono più giochi, in quanto l'agonismo è assolutamente contraddittorio al concetto di gioco. Allora, è cambiata la famiglia, è cambiata la scuola, è cambiato l'ambiente attorno alla scuola e attorno alla famiglia, è cambiata anche la prospettiva di crescita. La prospettiva di crescita era prima le figure che il bambino conosceva, il padre, il nonno, lo zio, attività varie della società, ed era però in un contesto, il bambino di campagna, il bambino di città, il bambino degli operai, il bambino dei professionisti, eccetera. Oggi c'è una specie di distruzione dei modelli di identità e anche per questo i modelli convalidati intergenerazionali di identità sono molto attenuati o sono molto confusi. Questa è un po' la situazione in cui si trova il bambino adesso. Lei parlava di distruzione dei modelli di identità. Distruzione o difficoltà di costruzione di un'identità? Diciamo che i modelli di identità erano consolidati da una condivisione, chiamiamola socioculturale, tanto per capirci, ecco. E oggi sono molti sono non condivisi, ecco, in questo senso, ma anche non condivisi in famiglia. Cioè i modelli di identità primaria, l'identità maschile e femminile, è chiaro che si fa sui modelli dei genitori, ma si fa soprattutto sui modelli dei rispecchi fra i genitori che si ammirano e si convalidano fra di loro. Ma se i genitori si svalutano fra di loro o litigano in maniera eccessiva svalutando i loro modelli o si separano, il bambino non sa con chi si deve identificare. Quindi è tutto un problema di modelli di riferimento? Certo, di riferimento. E quindi come la società non riesce più a fornire ai bambini un apparato, una struttura che permetta loro di strutturare la loro identità? Sì, ecco. Allora, i modelli sono sempre, da sempre nella storia, sono modelli che mutano. Sì, però mutano in un tempo abbastanza lungo e diciamo con una trasformazione progressiva e di miglioramento. Oggi c'è molto una prospettiva invece di negazione, ecco, di invalidazione, il che lascia il vuoto abbastanza, molto diffusamente. E però questi, come dicevo, rispecchi di convalida dei modelli, ma anche dei rapporti fra i genitori, quindi stiamo parlando della prima struttura sociale, la famiglia, primo ambiente del bambino, sono non modelli teorici, idealizzati, eccetera, sono modelli che sono vissuti giorno per giorno e sono convalidati dalla convivenza, anche dalla discussione giorno per giorno. Quindi non è un modello idealizzato che deve essere sempre ottimale, può essere anche con conflitti, ma non con conflitti distruttivi. Il primo ambiente di vita del bambino si può identificare nella fase della diade, quindi nella relazione stretta fra neonato e madre. Certo, allora possiamo citare parole di Winnicott che sono antiche però sono fondamentali. Il bambino non esiste senza la madre, intende dire senza l'apporto fisico di latte buono e di contatto corporeo della mamma, ma anche senza l'empatia, il rapporto affettuoso con la madre. Questo tipo di atteggiamento primario è abbastanza anche questo invalidato, ma non da molto tempo, diciamo un decennio. E ve lo dico in base a un'esperienza di sala da parto durata per molti anni e quindi di conoscenza delle madri e conoscenza
per tempi abbastanza lunghi da conoscere come loro pensavano e come loro si ponevano in relazione con i bambini. Oggi è molto diverso. Ovviamente sto parlando in generale, non sto parlando dei singoli casi ottimali o dei singoli casi peggiori di tutti. Sto parlando di una situazione media. Ecco, e il bambino quindi nasce e ha bisogno della madre assoluto, è il bisogno di vita, occorre una risposta. La risposta è fisica, il corpo della madre, e psichica, il rapporto affettivo con la madre. Oggi questo è molto in crisi per varie ragioni di tipo culturale e di tipo anche sociale. Ma non si tratta solamente del lavoro della madre, perché io ho lavorato anch'io e sono stato vicino alle contadine che avevano i propri bambini nei campi, alle operaie che avevano i propri bambini vicino quando lavoravano o li lasciavano a casa con dolore, ma però la madre andava a lavorare, ma il lavoro era, come si dice negli autori francesi, operatorio, finalizzato per, ma il pensiero predominante era il bambino, era la famiglia. Oggi non è tanto più così, perché il lavoro assume un, diciamo, interesse per la mamma che molto spesso pareggia o oltrepassa quello per il bambino. Tant'è vero che si fa poi il bambino programmato, progettato ad orario, perché deve nascere per le feste, deve nascere in modo che si possa consentire di andare in vacanza, deve nascere quando e un certo lavoro è stato compiuto prima di cominciarne un altro, cioè il bambino è strumentalizzato nel ciclo produttivo, ma non nel senso del lavoro in sé della donna, nel senso anche di come la donna pensa il lavoro. Quindi lei adesso sta ponendo l'attenzione a tutti i fattori sociali e ambientali. Nel suo libro La psicologia della maternità, oltre ad affrontare questi temi, lei affronta anche la relazione più diretta, più specifica, fra madre e neonato, fra bambino piccolo. Certo. Allora, dalle osservazioni fatte, dalle letture di attività di ricerca che sono state fatte in altri paesi, segnatamente Francia e Spagna e America Latina, e dall'incontro con altri colleghi sono arrivate delle, ci sono verificate, riscontrate delle corrispondenze, e per cui, siccome io con i miei colleghi abbiamo organizzato una scuola di formazione del personale di aiuto al bambino, cioè una scuola di psicoterapia e una scuola di formazione anche per psicomotricisti, logopedisti, pedagogisti, la formazione di questo personale necessita di un approccio al problema diverso da quello che si è fatto finora. Cioè, non si tratta più di vedere, non è sufficiente vedere il bambino in sé per sé, vederlo bene, vederlo con alta professionalità, vederlo col tempo necessario, eccetera. Occorre vederlo nello sfondo del gruppo familiare, della madre in modo particolare, perché i rapporti del bambino con quello che in psicologia si chiama altro da sé, ma che in pratica è la madre in un primo momento di vita, cioè nei primi mesi, è fondamentale per quello che sarà poi tutta la sua evoluzione. Allora, l'oggetto dell'osservazione non è più solo il bambino, ma è il bambino e il suo ambiente, il suo sfondo, quindi soprattutto la madre. Quindi considerare l'oggetto di studio il complesso gruppale di bambino più madre, il quale a sua volta contiene nella mente della madre il padre. Dico nella mente della padre perché nei primissimi mesi, in concreto materiale, il padre sta distante per ragioni naturali di sopravvivenza, l'allattamento, ma dopo diventa naturalmente anche lui reale. Però anche quando non è ancora reale, concreto, a contatto col bambino, è comunque trasmesso dall'immagine e dall'immaginario della madre.
Comunque, quindi il problema diade, il problema madre-bambino diventa fondamentale, il che comporta una nuova prospettiva diagnostica, che prima ancora di pensare ai mezzi diagnostici è l'atteggiamento mentale del terapeuta, avere davanti come oggetto di osservazione una relazione, il rapporto fra i due, il quale relazione si concreta in contatti e allattamento, perché il bambino comunica in un primis solo attraverso queste due modalità. Sono a contatto con qualcosa che non sono io, metto dentro la pancia qualcosa che non sono io. Questo è il modo di pensare del neonato e del lattante dei primi mesi. Quindi avere come punto di osservazione la relazione che si concreta in questo, poi la relazione che si concreta nelle cure materiali al bambino, bagni, bagnetti, lavaggi, ma con sostanze naturali o con 20.000 profumi che alterano gli odori del corpo. Basta dire che il bambino arriva a succhiare il seno della madre solo inseguendo il senso dolciastro e il senso di morbido del seno della madre. Se gli date un sapone non lo raggiunge più, perché non è naturale. E quindi tutti una quantità di interventi cosiddetti igienici sono in realtà interventi di rottura del vincolo primario. Poi la comunicazione, diciamo, parallela che la mamma mette in atto, la mimica, il viso, l'atteggiamento, le parole, il ritmo del dondolio, il movimento, eccetera. Tutto quello che va sotto il nome psicologico di primo sistema di comunicazione corporeo-emozionale, purché l'emozione della mamma ci sia e sia un'emozione positiva. Poi, alla fine, sarà il primo linguaggio, saranno le prime autonomie, ma saranno anche gli altri bisogni del bambino, compreso quello di oggetti da prendere e gettare, da masticare, da ciucciare, eccetera, eccetera, i quali devono essere oggetti caratterizzati dai sensi appetibili, gestibili dal bambino, cioè che possono interessare e sollecitare il bambino, non certi colori di tante industrie attuali che sono i colori di anilina, colori violenti, colori abbaccinanti che fra l'altro non ci sono in natura e accompagnano il bambino a un mondo di colori che non è quello poi della natura reale. Abbiamo fatto per questo, credo per primi, comunque nella bibliografia non abbiamo trovato altri, una ricerca sperimentale su 500 bambini di varie età che hanno dimostrato come i bambini leggono, interpretano, vivono i colori e come in questo non ci sia posto per quei colori violenti, ma i bambini prediligono i colori tenui, i colori morbidi, decisi come colori, però non saturi, non intensissimi. E questo per dire i sistemi di comunicazione. Poi ci sono due, allora, diciamo, livelli dei primi apprendimento. Il bambino si deve accordare al ritmo della mamma e sintonizzarsi. Ma se la mamma ha un ritmo costante da offrire al bambino, non uno veloce perché ha premura, uno lento perché ha sonno, uno che è il suo ritmo normale, non un ritmo alterato. Poi occorre un ambiente, un contesto. Il bambino, se non ha il contesto abitudinario, non esegue le sue esperienze che gli sono necessarie. Faccio un esempio. Se un bambino è abituato a mangiare al seno della mamma in un certo ambiente, di un certo colore, di un certo odore, di un certo livello di rumori, se viene portato in uno molto diverso non mangia, perché non è cambiata la mamma, è cambiato l'ambiente. Quindi madre, ambiente, ritmo sono le prime strutture di base in cui si svolge la relazione della diade. E quindi la disponibilità della mamma, si potrebbe anche fare qualche esempio molto specifico, un bambino
che aveva dei grossi problemi, ma non si capiva perché, è stata una lunga approfondita ricerca anamnestica che ha chiarito che nei primi mesi di vita la mamma c'era, la mamma gli dava da mangiare, il latte c'era, tutto bene, sì, però tanto lei leggeva il giornale e era l'occasione per leggere il giornale e il bambino stava distante prima da lei e poi quando mangiava anche col boccetto stava seduto su un seggiolino a 50 centimetri dalla mamma, la mamma col braccio gli dava da mangiare e lei leggeva il giornale. Voi capite che qui di relazione non ce n'è e quindi un bambino del genere ha dei problemi. Questo è un caso esemplificativo, tanto per capirci. Ecco, questo esempio che lei ha portato mi fa pensare anche a un altro aspetto, perché lei oltre che neuropsichiatra e studioso dei bambini è anche presidente dell'Associazione Italiana per lo Studio dell'Immaginario e quindi un'associazione che si occupa di studiare tutta la dimensione simbolica della relazione. Prima lei ha citato il libro sui colori, la ricerca sui colori, che è stato pubblicato in un libro edito dalle Edizioni Scientifiche, così come Fraggle Pink, che è la descrizione di un trattamento di una bambina attraverso l'analisi dei disegni e della fiaba. E quindi lei si occupa anche di tutta questa dimensione simbolica che è alla base della nascita del linguaggio e della comunicazione e della relazione col mondo esterno. Ecco, allora, ripartendo dai due apprendimenti fondamentali che partono dal corporeo, che sono il ritmo e il contesto, il bambino poi costruisce le musicalità del canto della mamma, delle ninne nanne, del linguaggio, e dall'altra parte le forme, le immagini del contesto. Allora, questi due sistemi di conoscenza diventano anche matrici di due sistemi di comunicazione, il linguaggio e il sistema di comunicazione visivo. Il linguaggio rimane più importante, diventa più importante per la comunicazione. La conoscenza visiva diventa più importante per il rapporto con il mondo reale, concreto. E per quindi la situazione di vita personale del bambino. Allora, queste due dimensioni sono comunque ormai simboliche. Allora, quando si arriva alla costruzione simbolica, le situazioni relazionali, ma anche di pensiero del bambino, sono diverse. Ma queste diverse sono appunto di natura simbolica, sì. Pensa e si parla con una forma per alludere a un'altra forma, a un altro concetto, a un altro vissuto. Questo è il simbolo, essenzialmente. Però il simbolo non cancella il mondo dei sensi e il mondo della comunicazione primaria arcaica, si sovrappone adesso. Anzi, il simbolo si costruisce sopra i sensi, sopra la realtà del mondo naturale, e anche sopra la realtà del mondo relazionale che viene svolto. In questa prospettiva, il mondo simbolico, da un lato, ha avuto gli studiosi come Jung, ma più successivamente, soprattutto in lingua francese, gli studiosi tipo Bachelard e successivi. Allora, da questo viene il concetto di immaginare. Il complesso delle strutture simboliche della mente, fra cui primeggiano le immagini. E la evoluzione del pensiero per immagini si sviluppa normalmente, ma quindi dovrebbe anche essere educata in questo senso, attraverso due metodologie, diciamo, operative. Una è il linguaggio di invenzione, il linguaggio dei sogni, il linguaggio dei racconti, il linguaggio delle narrazioni, il linguaggio che delle immaginazioni libere e delle fantasie, che in francese va sotto il nome di rêverie.
e dall'altra parte invece il linguaggio scritto, cioè le immagini, il disegno, la figura, il colore, i fumetti, le sceneggiature e in ultima analisi in tempo moderno la televisione. La televisione va lasciata un po' da parte per le sue caratteristiche, di cui magari parlo dopo un attimo, se no diventa poi troppo lungo, ma però le due a livello bambino, diciamo scuola materna e poi scuola elementare, sia relaziona con gli altri, sia relaziona col mondo e si immagina il mondo sotto forma di invenzioni di fiaba e sotto forma di disegni e figurazioni di gioco, che possono anche essere burattini, possono essere anche bambole, possono essere la Barbie, ovviamente, i giocattoli di animali e tutto questo. Però il mondo figurativo è il mondo dei racconti. È chiaro che i racconti rimandano al figurativo. La storia di gatto con gli stivali rimanda ai giocattoli del gatto con gli stivali. Quindi in ultima analisi le immagini sono certamente prevalenti. Allora, una terapia, ma anche un'educazione, fondata sui metodi di pensiero, sui tipi di pensiero e sui processi di pensiero del bambino e non sui processi di un adulto che ha fatto un'analisi introspettiva su se stesso, hanno risultati estremamente migliori. Cioè è l'adulto che deve avere una formazione per riscoprire se è bambino e i modi che usava per bambino, per usarli con i bambini ed aiutarlo, però deve rimanere adulto nella sua struttura nucleare, in modo da dirigere questa procedura di aiuto. Quindi lei sta suggerendo un percorso specifico per fare la terapia ai bambini? Certo, infatti noi abbiamo aperto questa già da 10 anni, una scuola di psicoterapia per questo, specificamente orientata ai bambini e come tale non riconosciuta perché la legge non prevede un riconoscimento del genere, e la quale invece è più, diciamo, interconnessa con le attività educative che si applicano nella norma in scuola. Questo anche per il motivo di generalizzazione dell'aiuto secondo questi principi nell'ambiente scolastico, per la prevenzione che si può fare nell'ambiente scolastico, perché anche questi non possono prescindere dai principi di pensiero del bambino, ma anche per un punto di vista, diciamo, teorico di riconsiderare il concetto stesso di psicoterapia, ricollegandolo e riportandolo molto più vicino, se non coincidente, con il concetto di educazione, che non è la pedagogia, perché la pedagogia è il condurre uno dove, e invece l'educazione è aiutare uno a venire fuori, a crescere. Anche per questo, quindi, le nostre terapie hanno un taglio molto particolare che non è riconducibile, ad alcun'altra scuola, già precostituita, ma è teoricamente definita come analitico-immaginativa. Cioè si accetta, ed è fondamentale, tutta la tradizione psicanalitica. Si accetta ed è fondamentale tutta la nuova cultura immaginativa dei francesi, soprattutto, il che trova come colleghi in parallelo gli psicoterapisti analisti freudiani di Parigi che praticano la psicanalisi con la Rêve Veillé. La Rêve Veillé è uguale al tipo di lavoro che io propongo, con tecniche un po' diverse perché si rivolge agli adulti, e anche a metodologie o scuole sudamericane tipo psicodramma analitico, il quale anch'esso è un'attività simbolica, a mediazione corporea però simbolica, in cui però naturalmente non si può tagliare il simbolico fuori dal corporeo, ecco, questo non si può mai fare. Ecco, questo mi faceva fare un ulteriore collegamento
anche con un libro che lei ha scritto recentemente sui temi diagnostici. Certo. Allora, è uscito per i tipi della libreria editrice Cortina di Verona in giugno un libro che abbiamo fatto in tre persone della nostra scuola di psicoterapia insieme allora al professor Paino e al dottor Gastini, temi di esplorazione diagnostica dell'immaginario. Si chiamano temi e non test perché sono, diciamo, immagini o racconti, in senso tecnico si dice, di attivazione immaginativa, stimolano l'attivazione simbolica, ma non sono prestrutturati come i test, per esempio il CAT, ecco, per dirne una. E quindi sono inventivi, immaginativi. Quindi la loro valutazione non è fattibile attraverso una misurazione di una statistica prefabbricata, prestudiata, ma è conseguente a una formazione in questo senso degli osservatori. Questa formazione però è una formazione che a livello scuola di psicoterapia è specialistica, però il tipo di comunicazione che dicevo prima, racconti di fiaba e di segni, è una prassi di tutti i bambini ed è un'esperienza di tutte le scuole, di tutti gli educatori. Il che vuol dire che concettualmente questi temi diagnostici portano verso una nuova metodologia diagnostica. Ultimamente e progressivamente si è diviso il bambino in settori verticali per cui lo vede il neurologo, lo vede il logopedista, lo vede lo psicologo, l'educatore, magari il fisiatra, magari il fisioterapista, l'audiometrista, e ognuno porta un segmento di indagine che poi si dovrebbe riunire in una diagnosi complessiva. E occorre una diagnosi, occorre un incontro di gruppo, occorre uno studio, occorre molto tempo, occorre un affiatamento. E teoricamente funziona praticamente mica tanto. Questo lo posso dire in base alle diciamo risposte che io ho ricevuto, ricevo da molti posti. Ma non è neanche perché questi posti non vadano bene in sé, è perché la procedura non va bene. Allora, il bambino è un tutto e va visto senza sezionarlo o sezionandolo il meno possibile. È chiaro che una sezione di diagnosi particolare ce l'avrà il radiologo, ce l'avrà il genetista, quindi non è che si tratta di abolire del tutto le sezioni, ma però di ridurle sì. Il che vuol dire che diciamo gli operatori fondamentali di un'equipe neuropsicopedagogica dovrebbero fondamentalmente usare una metodologia di osservazione di base uguale, che poi approfondiscono ognuno di loro per le loro specifiche necessità, però la metodologia è uguale. Questo consente a loro di parlarsi molto bene. Allora, temi diagnostici appunto di racconti, di segni, eccetera, che possono essere valutate al loro livello culturale dai diversi operatori. Quando è necessario vanno da un operatore con maggiore penetranza e competenza culturale, ma non cambia, diciamo, non affetta il bambino a pezzetti, ecco, separato l'uno dall'altro. Questo vale anche per la scuola. E allora questa nuova diagnostica è una diagnostica orizzontale a strati di approfondimento progressivo, non è una diagnosi invece fatta a segmenti separati come si fa, come si tende sempre di più a fare adesso. Quindi lei sta proponendo un approccio che è sempre più orientato all'integrità, all'unità della persona, quindi tenendo conto di tutti i suoi aspetti, di tutti i fattori dell'ambiente, e non utilizzando un principio, una logica clinica che appunto privilegia i sintomi particolari, le sezioni della persona.
Certo, qui adesso hai introdotto due cose. Uno, in questo discorso dei temi diagnostici e della metodologia di osservazione si completa con quello che ho detto prima, con la psicologia della maternità. Libro che contiene anche i modi di osservare la relazione di madre-bambino e i casi clinici esplicativi di come funziona questo tipo di esperienza, questo tipo di osservazione. E ovviamente esperienza che si può approfondire in seminari di specializzazione ad hoc, che non sono poi, diciamo, così rivoluzionari da richiedere tempi lunghissimi. Si tratta solo di cambiare il punto di prospettiva di osservazione, non di buttare a mare intere culture precedenti. Allora, questi due libri sono interconnessi. Il terzo che verrà fuori ed è fra qualche mese è la patologia somatopsichica. Si intende per la patologia somatopsichica quella patologia molto grave a livello somatico, ma anche a livello psichico, che a livello somatico oggi viene trattata a parte in ambiente clinico senza riconoscerne le correlazioni con la psiche. E quella patologia psichica che viene studiata a parte e va a finire in etichette psicotico, prepsicotico, borderline, disarmonia, eccetera, eccetera. Ma sono etichette dette così, perché non esplicitano la modalità per cui si è prodotta. Allora, somatopsichica è la patologia grave somatica, grave psichica, dei bambini piccoli o dei bambini più grandicelli che non hanno avuto le condizioni poi ottimali di crescita in ambiente familiare. Sono rimasti piccoli e patologici. E questa patologia è caratterizzata da una cosa. Nel bambino piccolissimo, quando manca la mente della mamma che fa da io ausiliario, da filtro e da protezione del sé corporeo emozionale del bambino. Quando in età successive il bambino non riesce, per difficoltà che dicevo prima, ambientali e relazionali, a costruire in modo abbastanza corretto, non si pretende ottimale, abbastanza corretto, una sua mente di protezione autonoma per il suo sé, cioè una sua personalità. Ma questa si raggiunge con le identificazioni. Se i modelli ci sono, se i modelli sono coerenti, e torniamo al punto di partenza. Ecco, allora, questi tre gradini, metodologia di diagnosi, metodologia di diagnosi in vista di una prospettiva di diagnosi orizzontale, di attivazione immaginativa, una valutazione diagnostica anche dell'ambiente familiare, segnatamente della mamma, una diversa valutazione della sintomatologia clinica, perché quando vi dico che nelle nostre terapie guariscono le asme, le allergie, le psoriasi, che sono definite inguaribili nei libri, non è che noi siamo maghi, assolutamente, perché lo possiamo insegnare a chiunque, solamente è l'approccio che è più giusto. Quindi non abbiamo un valore particolare noi, adesso il nostro valore può essere quello di darlo agli altri. Cioè si tratta di riconoscere quelli che sono i bisogni, certo, e poter dare la risposta più adeguata al bisogno del bambino. Certo. Ecco, per concludere la nostra conversazione di questa sera, so che lei ha un interesse particolare, che si è tradotto anche recentemente in una pubblicazione, quindi in un altro libro. E mi riferisco allo studio degli aspetti simbolici che sono alla base dell'organizzazione, strutturazione, crescita delle città. E in particolare so che lei ha pubblicato un libro sulla storia di Verona e sulla storia di Monselice. Ci può dire due parole su questo? Ecco, allora, tutto quanto detto prima ovviamente sta dentro un contenitore generale, che è la cultura dell'ambiente, della società. Allora, parliamo di cultura italiana anni 2000, ecco, cioè definite in uno spazio, definite in un tempo. Allora, tutto questo
sistema culturale è anche il linguaggio, è anche nel linguaggio, è anche nel sistema di immagini che si incontrano fuori, dai segnali stradali alle figure d'arte alla pubblicità. Quindi è comunque diciamo un condizionamento della mente del bambino, ma anche un apprendimento del bambino. Cioè il bambino apprende la cultura italiana e non quella cinese, non quella islamica e non quella ebraica, ecco. Ma non perché una vale più dell'altra, perché quello è, perché lui è nato lì. Allora, questa cultura ha una lunghissima tradizione e si è sedimentata come struttura simbolica, costruita però sulla natura nei millenni passati, e poi progressivamente astratta, progressivamente logicizzata. Sì, però tuttora le radici naturali ci sono nella prassi quotidiana, ci sono e sono operanti, cioè sono efficaci. E usare la figura di un pino per promuovere una vendita di una saponetta è perché passa il senso del profumo del bosco. Quindi il simbolico e il corporeo sono ancora mescolati, però noi usiamo allora delle immagini in qualche modo codificate. Allora, la ricerca, lo studio dell'ambiente culturale, il linguaggio che è stato fatto nel libro di archeologia del linguaggio e l'ambiente delle immagini che è stato fatto nelle città delle stelle, Monselice e Verona, un libro che è uscito 15 giorni fa, sempre per la libreria Cortina editrice di Verona, è un libro molto particolare che può essere definito fra il mito e l'arte, ma anche l'etnica, cioè la scienza etnica dei popoli, e si dimostra come la tradizione antica pre-cristiana, pre-romana, sia tuttora vivente dentro il tipo di cultura che noi riteniamo stabilizzata oggi così com'è. E tanto è vero che in maniera stupefacente le osservazioni dei bambini eseguite con quella modalità di attivazione immaginativa per temi, come ho detto prima, e quindi non per test preparati adesso, ma per immaginazioni che fanno loro nel momento che vogliono loro e nei modi che vogliono loro, loro ricostruiscono le figure, i disegni e le storie dei miti antichi, dal Minotauro alle storie degli egiziani, ricostruiscono queste cose, ovviamente con il loro stile grafico, ma lo stile non cambia i contenuti, il valore simbolico. Lo stile poi dipende dall'abilità di una persona, ma quella è l'estetica. Però ricostruiscono le strutture simboliche. Quindi la conoscenza delle strutture simboliche, che per me ha un valore in sé, ma però ritorna utile anche nella prospettiva di aiuto ai bambini e alle madri e anche ai padri. Bene, la ringrazio per questo incontro e per questa interessante intervista che ha aperto tutta una serie di prospettive nuove e che sicuramente andremo ad approfondire in ulteriori incontri. Grazie, buonasera. Grazie a voi. Grazie.